C'è una domanda che mi attanaglia da un po' di tempo. Perché tu, avventore casuale dell'algoritmo o iscritto di lunga data, dovresti ascoltare Mozart nel 2020? Poi, pieno lockdown, potresti fare altro. Bullizzare il gatto. Fare il leone da tastiera su Facebook. Non mi viene niente nient'altro. Vabbè, ma comunque perché dovresti ascoltare Mozart e addirittura perché dovresti analizzarlo qui, con me? Perché? Effettivamente non ha molto senso dirti di farlo senza farlo io stessa. Per questo motivo ho condotto un esperimento questa settimana, basato su uno studio del 1993. Hai mai sentito parlare di effetto Mozart? L'effetto Mozart è stato teorizzato dai fisici Gordon Shaw e Francis Rauscher. Secondo i loro esperimenti, l'ascolto della sonata in re maggiore per due pianoforti di Mozart, la K448, aveva effetti positivi sul sistema cognitivo, soprattutto sull'esecuzione di alcuni compiti di matrice spazio-visuale. Ora, questo effetto durava 15 minuti, dopodiché svaniva completamente. Però il polverone che alzò questo studio fu immenso. Scienziati, scientisti, psicologi, qualsiasi cosa conologi, iniziarono a studiare questo effetto Mozart, scrivendoci anche libri su libri su libri. Per esempio, famosissimo è l'effetto Mozart sui bambini di non mi ricordo chi, però esiste e magari me lo metto in descrizione. In realtà poi si scoprì che era un effetto che si poteva avere con qualsiasi tipo di musica che fosse piacevole. E Mozart, soprattutto per quanto riguarda tutto ciò che è in tonalità maggiore, è molto piacevole e molto regolare la maggior parte delle volte. Eppure c'è chi ancora ci crede, c'è chi fa ascoltare la musica di Mozart al pancione, c'è chi la fa ascoltare ai bambini mentre fanno i compiti. Peccato che io non abbia alcun bambino da studiare e quindi dovrò condurre l'esperimento su me stessa. È indubbio che la buona musica migliori l'umore e migliori anche lo stato d'animo e quindi molto probabilmente può anche migliorare le prestazioni lavorative. Per questo motivo, nell'ultima settimana ho ascoltato Mozart per alcuni giorni prima di mettermi a lavorare e secondo varie modalità per vedere se effettivamente Mozart c'entra qualcosa. Ora voi direte, ehi, ma tu ascolti musica classica ogni giorno? Sbagliato! Io non ascolto musica classica ogni giorno, l'ascolto spesso, probabilmente più della media, ma non ogni giorno e soprattutto non l'ascolto spesso per finalità ludiche o per rilassarmi o per concentrarmi, l'ascolto per studio e per lavoro, quindi è totalmente differente la mia visione della musica classica da quella che potrebbe sembrare. Certo, è qualcosa che mi piace, è qualcosa che amo banalmente e che poi è diventato il mio lavoro, ma ho sempre l'occhio dell'accademia, del musicista accademico. Quindi per me ascoltare solo Mozart tutti i giorni per mezz'ora al giorno non è affar semplice e non è affare banale, quindi è una cosa in più effettivamente. E ho documentato il processo. Allora, ho attivato Spotify e ho cercato cose che potessero essere di Mozart e Spotify mi ha rimandato come ricerca Mozart Relaxed Cooking, quindi si suppone che io debba cucinare, oppure Mozart Soft Piano, Peaceful Haydn and Mozart e The Best of Mozart. Io penso che per non saperne leggere né scrivere andrò con The Best of Mozart, che almeno sappiamo che è Mozart, anche perché gli altri in realtà sono roba molto mista tra Mozart e altro. Cosa devo fare dopo? O meglio, come intendo procedere? Prima ascolto questa mezz'ora e poi mi metto direttamente su quello che devo fare, insomma, per la prima ora, anche perché gli studi dicono che l'effetto Mozart duri un quarto d'ora e quindi tipo i pazzi, no? Ogni mezz'ora un quarto d'ora di lavoro. Mezz'ora di Mozart, comunque, cioè, dà un po' alla testa. Non sono molto concentrata, sinceramente. Non so come questo possa far bene alla mia produttività, perché ho ancora la musica in testa e non riesco a capire quello che devo fare. O meglio, so quello che devo fare, solo che ci sto mettendo un attimo prima di
vediamo tra un'oretta. Ho finito di scrivere. Fu vera gloria, ai posteri larga sentenza, nel senso che comunque vedrete il video, insomma, però non mi sono concentrata subito, non è stato certo Mozart a farmi concentrare, quindi probabilmente domani provo in un'altra modalità, perché oggi mi sono messa con la cuffia ferma, buona, domani magari mi metto la cuffia mentre faccio altre cose prima di mettermi al lavoro, perché... Io veramente mi stavo quasi addormentando, ma non per Mozart, non voglio dire che Mozart è noioso, assolutamente no, ma stare fermi ad ascoltare musica è hardcore, cioè è una cosa che io non faccio mai, io ascolto musica mentre faccio altre cose, a meno che io non debba studiare, e tra l'altro non ascolto Mozart, quindi va bene, ci vediamo domani. Ieri non ha funzionato moltissimo questa cosa di Mozart, ascoltato prima di fare qualcosa, allora oggi cambiamo modus operandi e vediamo se ascoltando Mozart durante la scrittura, quindi stesso tipo di task, stesso tipo di task, quindi con lo stesso tipo di task, ma con Mozart ascoltato durante, vediamo se riesco ad aumentare così la produttività e se riesco a diventare più intelligente, cosa che non è successa in anni di conservatorio, io dubito che possa succedere con mezz'ora di Mozart. Quindi, siccome ieri ho ascoltato The Best of Mozart, oggi ascoltiamo This is Mozart, e ci mettiamo a scrivere e ci vediamo dopo. E niente, ho lavorato peggio del solito, quindi... Ma è un mio problema, perché io non riesco ad ascoltare musica e altre cose quando lavoro, quando scrivo. Ma è un mio problema, riconosco che è un mio problema, però non mi ha fatto neanche sentire meglio ascoltare Mozart. L'unica cosa che mi ha fatto fare sono i balletti, perché Mozart, secondo me, richiama balletti. Se non richiama balletti, non stai ascoltando bene Mozart. E niente, quindi adesso ho staccato Mozart e ritorno a lavorare normalmente, perché così non va. Magari domani provo in un'altra maniera, non lo so. Allora, ultime notizie. A quanto pare c'è un tizio Mozart che si chiama Mozart La Para, che è un cantante re, non lo so, non ho capito, e quasi ascolto questo. No, bugia. Allora, torniamo a This is Mozart. Siccome non ha funzionato le altre volte, ho pensato magari il motivo è perché ce l'ho in cuffia. Non funziona perché ce l'ho in cuffia. Quindi adesso abbiamo messo una cassa e mettiamo Mozart sulle casse per mezz'ora, diffuso per tutto l'ambiente. Ma così sembra che io non faccio un ascoltare Mozart mentre si fanno le cose, si semplici, non si può. Allora, è andata sicuramente meglio che ascoltare la musica con gli auricolari. Sono riuscita a scrivere un pochino di più di ieri, ma con un grosso dramma. Quando ascolto cose che conosco molto bene, io mi fermo, inizio a canticchiare, ad ascoltare. E quindi questa cosa non va bene, certo, per la mia produttività. Nello specifico c'è stato il momento in cui è iniziata la fantasia in re minore, che era uno dei miei cavalli di battaglia quando suonavo il pianoforte, quando ero giovane, e ovviamente poi è arrivato Der Hollerache del flauto magico, e che cosa vuoi fare, non la vuoi cantare, chiunque l'avrebbe cantata, nessuno sarebbe rimasto immobile, e
quindi non va bene, insomma. Insomma, cosa ho imparato da questa esperienza? Intanto ho imparato una cosa che già sapevo, ovvero che la musica classica non mi fa concentrare su un altro tipo di task, ma mi fa concentrare sulla musica stessa, proprio perché ho difficoltà a staccare il mio cervello dalla musica e da quello che sto ascoltando. Banalmente perché, essendo parte del mio lavoro ascoltare e riferire agli altri quello che accade, soprattutto in opera geek, è sempre un po' complesso rilassarsi con della musica classica, a meno che appunto io non sia in teatro o non sia in un luogo in cui vado per ascoltare musica e per divertirmi, è diverso. Quindi, essendo sostanzialmente diverso, voi direte: e allora che musica ascolti per rilassarti? Terribile musica anni 80, la più brutta possibile, proprio perché è brutta, sostanzialmente brutta, e quindi va bene per me per rilassarmi, per divertirmi. Spero che questo video vi sia piaciuto. Qui di seguito troverai alcuni altri video che potrebbero interessarti. Non dimenticare di iscriverti al canale e di attivare la campanella. Vuoi lasciami un pollice su o in giù, non importa. La domanda che mi attanaglia da un po' di tempo a questa parte è la seguente: perché non ho il microfono? Perché? Perché non ho attivato il microfono?